Signori, buongiorno e buona domenica. Oggi a pranzo linguina al gambero rosso. Guardate qua che bei gamberi. Primo passaggio quindi, pulire i gamberi e separare la polpa dalle teste che adesso andremo ad utilizzare. Intanto abbiamo condito con olio la polpa del gambero, abbiamo coperto con pellicola e lasceremo in frigo per 30 minuti a marinare. Spostiamoci quindi in padella, andiamo a soffriggere un trito di prezzemolo e aglio e aggiungiamoci anche una puntina di peperoncino. Abbiamo aggiunto anche una buccia grattugiata di un limone biologico e adesso aggiungiamo le teste dei gamberi. Lasciamole quindi rosolare per circa 5 minuti. Trascorsi 5 minuti andiamo a sfumare con del vino bianco. Proseguiamo quindi la cottura fin quando il vino non sarà completamente evaporato. Andiamo quindi a frullare le teste di gambero. Abbiamo aggiunto giusto un filo d'olio. Nel frattempo abbiamo anche calato le nostre linguine di Gragnano pastificio d'Aragona. Una volta frullate le teste dei gamberi, le andiamo a setacciare per ben due volte, in modo tale che non rimangano i residui dei gusci delle teste. La seconda volta andiamo a filtrare direttamente nella padella. Abbiamo poi aggiunto al nostro estratto di teste di gambero un mestolo di acqua di cottura. Abbiamo aggiunto i gamberi marinati e adesso andremo a scolare la pasta.